Reels, TikTok o Shorts, chiamateli come volete. Ma sicuramente il 2023 è l'anno dei video veloci. Impariamo a farli senza editing direttamente su OBS Studio. Tutti e benvenuti in un nuovo video qui su The Noob Stream. Oggi andiamo a vedere come creare i nostri Shorts direttamente in OBS Studio grazie ad un nuovo plugin senza dover per forza doverli editare in post-produzione. Questo plugin è stato creato da iTum in collaborazione con il famoso streamer, youtuber ed imprenditore Harris Heller. Per chi non lo conoscesse, Harris è uno degli youtuber più famosi per quanto riguarda tecnologia ed attrezzatura per fare streaming e videomaking. Tra le altre cose ha fondato la sua etichetta discografica, la Senpai Records, dove produce principalmente musica royalty free che possiamo utilizzare nei nostri video e nelle nostre live streaming senza nessuna paura di ricevere uno strike. Vi lascio il link di StreamBeats qui sotto in descrizione. Torniamo a noi, perché non siamo qui per parlare di Harris Heller, ma del plugin che assieme ad iTunes hanno creato e che ci renderà la produzione dei nostri video verticali molto più semplice. Mi raccomando, rimanete fino alla fine del video per scoprire tutte le funzioni di questo applicativo. Ma ora bando alle ciance e passiamo all'azione. Per prima cosa dovremo andare a scaricare il plugin tramite il sito di iTunes. Per utilizzare questo plugin dovrete aver installato OBS Studio nella sua versione 29. Lascio tutti i link utili al video, ovviamente, qui sotto in descrizione. Una volta scaricato ed installato, potremo aprire il nostro OBS Studio ed impostare il nuovo plugin. Per farlo apparire nella nostra interfaccia, andiamo su Docs e selezioniamo Vertical. Fatto ciò, ci apparirà la finestra di preview della scena in verticale, ma non solo. Sia sotto Scenes o Scene che sotto la categoria Sources o Fonti appariranno rispettivamente Vertical Scenes e Vertical Sources. Come suggeriscono appunto i nomi delle categorie, qui potremo andare ad impostare scene e fonti dedicate ai video verticali. Se non dovessero comparire come in questo caso, non preoccupiamoci. Dovremo semplicemente andare su Docs ed attivarle singolarmente. Pensate solo al potenziale di questo applicativo. Potremo letteralmente impostare lower third, file media o addirittura fonti browser come alert e file webm. Ovviamente andranno ridimensionati rispetto al formato del video utilizzato, ma le possibilità creative sono pressoché infinite, ed il tutto direttamente in OBS senza doverli aggiungere in seguito durante la fase di editing. Se vi sta piacendo il video, fatemelo sapere lasciando un bel mi piace, commentando qui sotto per dirmi cosa ne pensate, iscrivetevi se non l'avete già fatto e non scordatevi di attivare le notifiche per rimanere aggiornati sui futuri video. Andiamo ora, selezionando il pulsante Setting, ad impostare il nuovo plugin. Per prima cosa potremo impostare la risoluzione del Canva tra HD o Full HD. Ovviamente i numeri per altezza e larghezza si invertiranno, essendo video verticali. Siamo abituati al 1920x1080, in questo caso diventerà 1080x1920. Poi potremo impostare il video bitrate, che varrà sia per quando registriamo i video sia che per quando faremo le live streaming. Andando nella sezione streaming andremo ad inserire il server e la nostra stream key che troveremo nelle rispettive piattaforme, e in più potremo scegliere una hotkey per iniziare e stoppare la nostra streaming. Nella sezione recording andremo ad impostare in quale cartella il plugin salverà i nostri video, e anche qui potremo andare ad impostare una hotkey per far partire o fermare la nostra registrazione. Se non sapete che cosa sono le hotkey o come impostarle su un dispositivo come Stream Deck o TouchPort, vi lascio il link del video dedicato qui sopra e anche sotto in descrizione. Una volta finito di impostare il nostro plugin, andiamo a salvare i settaggi cliccando su OK e andremo a creare le nostre scene desiderate e a selezionare quali fonti ne faranno parte. Andiamo dunque ad aggiungere la nostra fotocamera. In questo caso aggiungo la scena recording perché contiene tutte le fonti utili quando registro, e aggiungiamo il nostro microfono, in questo caso il Podmic, il microfono con cui sto registrando. Si potranno aggiungere, come detto in precedenza, lower third, fonti browser, file media e perché no, anche alert per iscritti.
Si potranno inoltre aggiungere anche tutti gli effetti visivi e non di StreamFX, ovviamente se lo avremo installato nel nostro OBS. Una volta soddisfatti ed aggiunti tutti gli elementi che ci serviranno per i nostri shorts, potremo andare finalmente a registrare il nostro video semplicemente cliccando sul pulsante registra o sull'hotkey dedicato se ne abbiamo impostato uno. Finito di registrare il nostro video, lo troveremo nella cartella che avremo dedicato ai video verticali. D'altra parte, se volessimo attivare una live streaming, basterà selezionare il pulsante Live situato sulla sinistra del pulsante Record. Sì, ma è solo questo il vantaggio. Poter andare in live streaming quando posso andarci direttamente dal mio smartphone o impostare OBS senza aggiungere un plugin in più? Assolutamente no. Questo plugin infatti ci permette di andare in live con un video verticale sulla piattaforma desiderata. Ma al tempo stesso, avendo inserito dati streaming completamente diversi dai dati di YouTube o Twitch, potremo andare in live contemporaneamente su TikTok con il nostro video in verticale e su YouTube o Twitch con il nostro video in risoluzione originale 1920x1080. Ultimo, ma non per importanza, anzi tutt'altro, alla destra del pulsante Recording troviamo il pulsante Backtrack. Questo pulsante Backtrack è un buffer replay dedicato ai nostri video verticali. Per chi non sapesse che cos'è un buffer replay, è un pulsante che ci permette di registrare retroattivamente. Ci permetterà di estrapolare e salvare un video durante una nostra live streaming o registrazione dal momento in cui attiviamo il pulsante indietro per la lunghezza di tempo impostata. Così che, se durante una nostra live o mentre registriamo un video ci accorgiamo di voler utilizzare quest'ultimo momento per un nostro shorts, basterà semplicemente attivare il pulsante ed avremo il nostro video verticale senza dover andare ad editare in seguito. Andremo quindi di nuovo sulle impostazioni del nostro plugin e nella sezione General troveremo Backtrack. Qui consiglio di attivare Backtrack Runs While Streaming / Recording, così che l'effetto si attiverà sia quando avvieremo una live streaming oppure una registrazione video. Di seguito imposteremo la durata in secondi del nostro backtrack, in questo caso io ho deciso 120 secondi. Quindi quando io attiverò il pulsante backtrack, esso registrerà negli ultimi 2 minuti in buffer. Per ultimo andiamo a impostare la cartella dove andranno salvati questi video, e se volessimo possiamo andare ad impostare ulteriormente un hotkey dedicata. Per salvare il tutto clicchiamo su OK. Ora siamo pronti a velocizzare il nostro workflow per 10. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato utile. Se è così, condividetelo con le persone che pensiate possano essere interessate, commentate qui sotto quali sono i vostri pensieri al riguardo e se utilizzerete o meno questo plugin in futuro. Iscrivetevi se non l'avete già fatto e mi raccomando, attivate le notifiche per rimanere aggiornati sui futuri video. Noi ci si vede alla prossima, ma se siete interessati ad un altro meraviglioso plugin di cui nessuno parla, questo è il video che fa per voi. E come sempre, stream smart, no hard.